Ciao a tutti, buon lunedì. Lo scenario alle mie spalle è cambiato perché sto girando questo video polemica da Alghero, dalla casa dei miei genitori. E nulla, quindi anche qui ho da ridire perché qualche giorno fa mi è successo di ricevere diverse polemiche su un video in merito a uno swap. Ovviamente ho cancellato quasi tutti i commenti perché la cosa stava alquanto degenerando e delle ragazze si sono permesse di esprimere delle opinioni pur non conoscendomi e non avendo alcuna confidenza con me. A una ho anche risposto bene per le rime, ossia di farsi gli affari suoi, ovviamente in maniera più pesante. E mi è stato detto che se io ho un canale YouTube che non voglio commenti o che cosa, di fare i video privati. Io rispondo a queste persone che loro possono mettere i commenti sul mio canale, ma devono aspettarsi altrettante risposte. Quindi, visto che è il mio canale, come loro possono mettere le loro opinioni, io posso dire la mia e posso anche colpire nel vivo. Posso, ovviamente non tiro insulti perché so bene che internet non è il Far West, però io posso rispondere di farvi i cazzi vostri, quindi non offendetevi se poi arrivano risposte un po' brutte, anche perché io non sono una che manda a dire le cose. Quindi non vuol dire che su internet uno ha un canale, allora bisogna parlare a ruota libera e prendersi confidenze non date, e sono anche libera di cancellare i commenti o segnalare gli utenti che mi disturbano. Questo riguarda tutti gli argomenti, che riguardi l'Urbex, che riguardi gli swap, che riguardi gli haul o qualsiasi altro video. Quindi va bene, liberi tutti, ma libera anch'io, soprattutto visto che è il mio canale. E se quello che posto non va bene, siete liberissimi di andare altrove. Io non obbligo nessuno a iscriversi al mio canale e a guardare i miei video. Però, ecco, quando uno posta qualcosa, posta qualche commento, non si metta a ridire nulla se riceve la risposta che io ritengo opportuna, perché ovviamente uno sta bene, è come se qualcuno entrasse in casa mia sul mio canale YouTube, visto che l'ho creato io, e quindi io mi ritengo libera di cancellare i commenti che non voglio e rispondere a tono alle persone. Se ovviamente queste insultano, vengono automaticamente bloccate e segnalate a YouTube. È successo qualche tempo fa quando una persona si è permessa, tra l'altro un video polemica italiani all'estero, di insultarmi in maniera pesante. Gli ho fatto chiudere il canale perché comunque mi aveva veramente insultata in modo molto brutto. Quindi anche attenzione a quello che dite, sempre in rete. Io sto sempre attenta, non mi piace insultare o che cosa, anche perché, appunto, dicevo prima, internet non è il Far West, quindi si è comunque sempre rintracciabili. Detto questo, vi auguro un buon lunedì. Io mi continuo a godere le vacanze in Sardegna. Purtroppo non posso mangiare dolci o cose simili perché mi sono presa un'infezione, quindi devo stare attenta, se no questa degenera. E quindi a presto, alla prossima polemica.